Quarto appuntamento della stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese, l'Orchestra da Camera Roma Classica, primo violino Franco Mezzena. L'orchestra ha proposto un classico di Antonio Vivaldi, la sua ben nota opera Le Quattro Stagioni, pubblicata nel 1725 e forse l'espressione più alta della sua produzione. Prima del concerto, il direttore artistico della Camerata, Gaetano Di Bacco, salito sul palco, ha annunciato la presenza in sala di studenti dell'Istituto Comprensivo Scuola Media Ovidio, che in buon numero hanno occupato il palco riservato al sindaco e alla giunta municipale. Un'iniziativa veramente interessante e lodevole, promossa dal sindaco Gianfranco Di Piero e dall'amministrazione comunale, che ha trovato il pieno consenso dei vertici della Camerata. Si vuole in tal modo abituare i ragazzi giovanissimi all'ascolto della grande musica e degli spettacoli di alto livello, eventi sempre presenti nei programmi della Camerata. La notizia ha sorpreso un po' tutti e il pubblico l'ha accolta con un grande applauso. Non si tratta di un episodio isolato, ma anche in seguito vedremo i due palchetti occupati da studenti del territorio. Pertanto, a quanto ci assicura il direttore artistico, quegli studenti che intendono essere presenti nei prossimi eventi proposti dalla Camerata possono farne richiesta tramite la propria dirigenza scolastica ai responsabili della Camerata. Per gli studenti che partecipano a questa iniziativa, l'ingresso in teatro è gratuito. Ma ora parliamo del concerto e dell'orchestra di Roma Classica. La composizione Le Quattro Stagioni è la prima volta nella storia della musica che la natura ha parlato, parlato tra virgolette, attraverso note musicali. Quando si ascoltano Le Quattro Stagioni di Vivaldi si possono udire i suoni della natura prodotti mentre si alternano le varie stagioni. Il programma musicale è proseguito poi con Holberg Suite di Edvard Grieg, composta nel 1884 per celebrare i 200 anni dalla nascita del drammaturgo umanista danese Ludwig Holberg. Ha concluso la serata Movie Suite. Un putpourri di musica da film. L'orchestra da camera Roma Classica è composta da solisti, strumentisti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, da insegnanti di conservatori musicali e da prestigiosi strumentisti di fama internazionale. Lunghi applausi alla fine del concerto.